L'estate meteorologica è giunta al termine, ma sono in molti a chiedersi se sia mai effettivamente iniziata, soprattutto al nord Italia. Tempo troppo spesso instabile e ondate di caldo pressoché assenti. Un periodo più simile è una fase di transizione meteorologica che è la stagione bella e calda per antonomasia. Cos'è successo all'estate? Arriverà? Lo farà in ritardo? Innanzitutto, per le motivazioni di questa debacle, bisognerà attendere qualche mese, quando il quadro di ciò che è accaduto a livello globale sarà completo. Tra le cause c'è sicuramente la debolezza dell'alta pressione, che dopo la parentesi di giugno non si è più affacciata in maniera convincente sul centro Europa. La nostra penisola è rimasta in balia di perturbazioni atlantiche che, con correnti da ovest verso est, hanno ripetutamente colpito le nostre regioni centro-settentrionali. Resta chi spera in una stagione estiva posticipata. La tendenza meteo descrive una prima parte di settembre capace di regalare giorni di bel tempo e clima gradevole. Le temperature però saranno settembrine e non da solleone. Concludiamo con il quesito che ha scatenato accese discussioni sul web. Dopo questa estate anomala, ci attende davvero un inverno polare? Una domanda a cui è impossibile dare una risposta. È impossibile prevedere un inverno apocalittico con 4 mesi di anticipo. È impossibile prevedere freddo intenso in Valpadana e neve a Roma e Napoli. Una previsione priva di ogni fondamento scientifico. Una notizia inventata che, però, ha vinto la gara dei click sul web, diffondendo panico e screditando la meteorologia. Per chi vuole sapere il tempo che farà, la regola è unica e semplice: restare quotidianamente aggiornati. E non pensare troppo al futuro, che quello, si sa, arriva sempre così in fretta.